E di violenza contro le donne si è discusso anche alla Camera. In aula le lacrime della deputata 5 Stelle Morfino, che al TG1 dice: ho voluto dare voce a tutte le donne che hanno subito violenza come me. L'intervista è di Sonia Sarno. Io questo drammatico problema l'ho vissuto in prima persona, Presidente. Conosco bene il dramma che vivono queste donne. È la voce spezzata di Daniela Morfino, deputata dei 5 Stelle, nel giorno in cui alla Camera diventa legge l'aggiornamento del Codice Rosso. Nell'aula un applauso corale accoglie le sue lacrime. Terminata la seduta, la deputata spiega così il suo sfogo. Principalmente per dare voce a tutte quelle donne che hanno subito violenza come l'ho subita io in passato. In che modo la sua personale esperienza ha plasmato la sua attività politica? Sì, io ho fortemente voluto fare parte della Commissione Femminicidio e violenza di ogni genere, è proprio per il mio vissuto, per la mia esperienza. Avete votato a favore del testo della maggioranza, ma chiedete di fare di più. Come? Prevenzione, sostegno per tutte le vittime che subiscono violenza, punire coloro che commettono questi reati tremendi, ma soprattutto un'ampia rete di sostegno per queste vittime della violenza. Le sanzioni sono molto importanti, ma occorre una vera e propria svolta culturale. Il testo votato oggi, prima firmataria Giulia Bongiorno della Lega, accelera la velocità di intervento dopo la denuncia della vittima. 200 sì, nessun voto contrario, 61 astenuti, PD e Alleanza Verdi Sinistra. La votazione è chiusa.